Buongiorno a tutti, bentornati e ben ritrovati al nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui in diretta su Milano All News per raccontarvi Milano, la città metropolitana, tutto quello che avviene nella nostra grande città. Oggi è venerdì e ovviamente apriamo con la nostra agenda degli appuntamenti più importanti nel mondo del digital e i webinar da non perdere, ovviamente sempre più online questi appuntamenti dato il momento, ma non ce ne perdiamo uno grazie ad Andrea Romoli, che lo vediamo in collegamento con noi, che come tutte le settimane ha redatto il suo splendido appuntamento, il suo splendido articolo dove racconta di tutti gli appuntamenti della settimana. E quindi Andrea, buongiorno e ben ritrovato. Ciao Fabio, buongiorno, buongiorno Milano News, tutti gli ascoltatori. Sempre bello averti qui con noi, perché ci racconti davvero ogni volta come nonostante tutto il mondo del digital, forse era già un po' abituato comunque a stare online, quindi ne ha risentito un po' meno, ma comunque tutte le settimane c'è una marea di appuntamenti. Certo, senz'altro. Guarda, questa settimana mi permetto di segnalare delle iniziative molto particolari, molto interessanti che si stanno sviluppando in questo particolare momento. La prima di cui voglio parlare si chiama hashtag 40 minuti ed nasce da un'idea di Veronica Gentili. Veronica Gentili è uno dei massimi esperti italiani, una delle massime esperte italiane di Facebook Ads e social media manager. È un progetto che nasce appunto per offrire supporto di social media marketing alle piccole imprese durante la pandemia Covid-19. E quindi operativamente le piccole attività locali in questo particolare momento. Questa è la prima iniziativa di questo periodo. Una seconda iniziativa molto interessante è lanciata da Ninja Academy. Sì. Faccio riferimento a un progetto gratuito che si chiama 12 Days Challenge. Sono 12 giorni rivolti ad imprenditori e commercianti, a chiunque lavori in un'azienda in difficoltà a causa della crisi. E lì è stata appunto una lezione gratuita al giorno per 12 giorni, così da fornire un set completo di competenze di digital marketing attraverso un metodo didattico, innovativo e interattivo. Una terza iniziativa molto particolare, molto interessante, che voglio raccontare è lo Show Business, lo Show Webinar Business, ed è un'iniziativa a favore di imprenditori e professionisti a cura di Riccardo Scandellari, che è Scande, in rete è conosciuto come Scande, che è uno dei massimi comunicatori e divulgatori italiani, e insieme a Massimo Petrucci, altro noto professionista, con una speciale consulenza in video webinar totalmente personalizzate su misura, alle quali si può assistere sia come pubblico sia come fruttori della consulenza. Queste sono tre iniziative di cui io appunto ci tenevo a parlarne prima di iniziare a parlare tra i dettagli e parlare di quali sono gli eventi più interessanti online. Molto molto interessanti questi, molto interessanti, e con nomi anche grossi del mondo del digital. Esatto, esattamente. Il primo evento che voglio segnalare è un evento che si svolgerà tutto in inglese ed è il European Startup Festival. Inizierà lunedì e finirà sabato ed è per un evento per plebare l'ecosistema startup europeo e connetterà startupper, investitori, incubatori, acceleratori, istituzioni, università, città. Tutto per appunto tutto quanto riguarda l'ecosistema startup europeo, e questo va da lunedì fino a sabato 21. In martedì vi segnalo un altro evento molto interessante, che è il Social Football Summit, ed è l'unico evento internazionale in Italia dedicato alla football industry e al mondo e-sports. Il mondo e-sports è una nicchia che sta sviluppando tantissimo in questo periodo, in questi ultimi tempi, e tra l'altro anche dal punto di vista economico sta avendo un incremento notevolissimo. Durerà 5 giorni, saranno 5 pomeriggi, e 3 saranno dedicati al Social Football Summit il 17, 18 e 19 di novembre, e invece i successivi due giorni saranno dedicati agli esports. Per cui senz'altro per chi si occupa appunto di questo ambito di nicchia che riguarda la football industry, tutto online, interessante. Per cui senz'altro molto interessante cui partecipare appunto.
Mercoledì vi segnalo un altro evento in inglese, Social Bakers, che è una delle piattaforme più famose per quanto riguarda il web listening, lancia appunto il Social Bakers Engage, ed è un evento che riguarda appunto tutti i marketing insights e le previsioni per l'anno prossimo. È un evento che inizia mercoledì e termina venerdì 20. Non male, fare previsioni sul prossimo anno sarà davvero complicato, immagino, quindi sì, interessante. Per cui senz'altro saranno dei trend da tenere senz'altro in a mente, ecco, tanto per intendersi. Sempre mercoledì vi segnalo una Asinter che in collaborazione con ED presenta il nuovo bando Digital Transformation, che è promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal MISE, a sostegno appunto della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. A disposizione delle imprese innovative ci sono 100 milioni di euro, agevolazioni pari al 50% dei costi delle spese ammissibili, e tutto articolato il 10% di contributo e il 40% di finanziamento agevolato. Però tutti i dettagli verranno dati appunto durante questo webinar organizzato da Asinter dal mercoledì. Vi volevo segnalare un altro. Dici pure Andrea. Un paio di appuntamenti che riguardano Talent Garden Innovation School. Per aiutare i master del Talent Garden ci sono delle Orientation Night, e mercoledì riguardano, ce ne sono due che è contemporanea: una riguarda la Digital Transformation, e l'altra riguarda la User Interface Design. Per cui, per chi volesse avvicinarsi a queste due metodologie, a questi due argomenti, lo può fare tramite appunto queste due Orientation Night che vengono lanciate da Talent Garden e mercoledì sera. Sono tantissimi appunto gli appuntamenti, Andrea, vedo che hai selezionato per noi. Ricordiamoli che tutti quanti li possiamo trovare all'interno del tuo articolo, vero? Ricordaci le coordinate. Già online su Startup Italia. Vi segnalo l'ultimo appuntamento per la settimana prossima, che inizia giovedì e termina sabato 21, ed è il Web Marketing Festival, che è il più grande festival dell'innovazione digitale e sociale che si svolge in Italia. Ad attendere i partecipanti in queste tre giornate di formazione che riguarderanno l'innovazione e web marketing, ci saranno qualcosa come 60 sale formative e oltre 500 speaker. Tra l'altro interverranno anche speaker di prestigio come Philip Kotler, Christian Sarkar, Marcello Foa, la famiglia Regeni, Giuseppe Civati, per cui senz'altro la giornalista d'inchiesta Floriana Buffone e molti altri, per cui senz'altro molto, molto interessante e molto stimolante come tre giornate appunto dedicate al web marketing. Chiarissimo, va bene. Andrea, grazie mille. Allora, ricordiamo, su Startup Italia troviamo il tuo immenso articolo, la Bibbia proprio degli appuntamenti da non perdere. Esatto, la Bibbia da non perdere, sarebbe veramente il Digital secondo Romoli, questo sarebbe anche un altro buon titolo. Andrea, grazie mille davvero, sempre molto interessanti degli appuntamenti questa settimana, davvero grossi, forti, anche forse a far capire come davvero, nonostante il momento, si cerchi comunque di andare avanti, e anche, mi piace moltissimo l'idea che ci sia questo appuntamento proprio dove si comincia già a proiettarsi nel 2021 facendo delle previsioni e cercando di capire appunto da che parte dovrà andare poi tutto quello che è il mondo del business, del digital, e che grossa parte soprattutto a Milano poi è così importante. Andrea, grazie davvero tanto, grazie, complimenti come sempre per la tua ricerca, e continuiamo a leggere appunto l'articolo di Andrea. Cosa, Andrea? Ciao Andrea, a presto Andrea, grazie mille Andrea Romoli, ricordavo appunto su Startup Italia il suo articolo. Se tutto questo digital, tutti questi bit e byte vi hanno fatto venire il mal di testa, adesso è il momento di rilassarci, c'è un piccolo momento, anche se so che un po' le focche sono arrabbiate in questo periodo, sono bellicose mi hanno detto, sarà lo star chiuso in casa, sarà l'arrivo del freddo, non lo so, sarà che non ci si può godere la città nella maniera in cui si vuole. Beh, le focche sono un pochino bellicose e hanno deciso comunque di mandarci la propria incursione poetica di oggi. Ora stiamo a vedere chi cade per primo. Ho capito che le ovaie giocano a biliardo,
e che non mi devo incazzare perché la trincea del letto è quasi culla. Da sdraiata si vedono le crepe di cielo che tingono il soffitto. A volte le sento le risate che si fanno lì sotto, una parola di troppo, le armi, le grida, una lite, poi secchi di sangue, tutti giù per terra. Le bottiglie che grattano sui muri aprono graffiti nel tessuto. Qualcuno gioca troppo con le spillatrici. Nella trincea si vive inchiodati in orizzontale e quando qualcuno spara, ditemi che potrò ancora respirare. A cosa mi servo ridotta così? Lo sa solo Dio. Cosa devo fare? In ginocchio devi solo dire Amen. Fossero tutte così le persone bellicose, fossero tutte così, con queste parole che rendono grazia a qualunque cosa. Grazie mille davvero alle foche parlanti e alla grande capacità di utilizzo che avete della parola, sia come arma che come in realtà strumento per farci stare meglio a tutti quanti. Grazie mille a Francesca, le sue parole ci hanno colpito profondamente e spero che colpiscano anche voi. Scriveteci, anzi, che noi possiamo girare poi i vostri complimenti, so che siete in tanti ad ammirare il lavoro di Farò le Foche Parlanti. Scriveteci pure, vi metteremo in contatto con loro, vi faremo sapere quando magari si torneranno anche a fare delle serate online al momento insieme alle foche, che sono molto molto e ben volute all'interno della nostra città. Quest'oggi ci fermiamo invece per raccontare una storia che è tanti anni in realtà che racconta una Milano intelligente, una Milano inclusiva, una Milano che vuole dare di più e darlo soprattutto magari a chi è più fragile. Stiamo parlando di un progetto di una cooperativa, stiamo parlando della cooperativa Cascina Biblioteca e abbiamo in collegamento con noi il presidente proprio di cooperativa Cascina Biblioteca, Francesco Alemanno. Buongiorno presidente, grazie mille di esservi con noi. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Milano News, grazie per questo invito che ci avete fatto oggi per poter così condividere con voi quella che è l'esperienza della nostra cooperativa, una cooperativa detto bene, che si chiama Cascina Biblioteca perché la sua storia nasce all'interno di una delle 60 cascine di proprietà del Comune di Milano, all'interno del quale abbiamo sviluppato un progetto di solidarietà. Peraltro la solidarietà all'interno di questa cascina ha delle radici storiche veramente profonde, perché sì, dagli studi che abbiamo fatto rispetto alla storia di questi libri, di questo spazio, abbiamo visto che in questa situazione soggiornò l'ultimo periodo della sua vita il cardinale Carlo Borromeo, perché questa era una delle sue proprietà. Decise che da questa cascina, i proventi di questa cascina servivano per generare la dote a 7 vergini che povere, che private della dote non avrebbero mai potuto trovare un marito. E quindi diciamo la solidarietà che oggi stiamo cercando di portare avanti a delle radici. È nel DNA proprio, in ogni mattone della cascina, verrebbe da dire, in ogni mattone della cascina c'è già dentro la volontà di aiutare chi non può. Esattamente, è proprio così, cioè noi lo respiriamo nei mattoni, quando cerchiamo di muovere qualche mattone viene fuori questo profumo che ci dà energia per continuare a essere una risposta ai bisogni della città che man mano andiamo a incontrare. È interessante capire come e vedere che insomma questa energia, forse l'avete spostati tanti di mattoni, complimenti allora, perché è un'energia che va avanti da 25 anni. Esattamente, Cascina Biblioteca è una cooperativa che nasce di fatto 25 anni fa, allora si chiamava Cooperativa Viridaglia, che Viridaglia non voleva dire assolutamente nulla, era una storpiatura della parola latina che era Viridarium, che era il giardino delle case patrizie, perché quel gruppo iniziale di operatori faceva giardinieri all'interno di questa cascina, giardinieri solidari. Poi dopo la storia ha portato sì a far sì che la cooperativa Viridaglia si fondesse nel 2013 con la cooperativa Fontanile, generando quindi Cascina Biblioteca, che oggi quest'anno
fra qualche giorno, il 24 di novembre, festeggia i suoi 25 anni di storia di solidarietà per questa nostra città. 25 anni portati benissimo, perché davvero, nonostante gli anni, siete cresciuti, maturati, ma siete quasi più giovani di prima, cioè nel senso che fate delle attività davvero davvero interessanti. Dacci un'idea, Francesco, del tipo appunto di attività che fate, non solo in Cascina, ma su tutto il territorio milanese, perché non siete rimasti fermi lì poi. Certo, grazie per i complimenti della giovane età, nonostante i miei parecchi capelli bianchi, però diciamo me li porto a casa questo complimento, mi fa molto piacere. Noi operiamo Cascina Biblioteca, che è in zona 3 di Milano, quindi zona Lambrate, proprio ai confini della città, è una cascina a tutti gli effetti e le attività che noi svolgiamo qui, ma che svolgiamo anche su tutto il territorio milanese, sono sostanzialmente di quattro tipi, quattro grossi filoni del nostro servizio. C'è un filone che è l'inclusione lavorativa, ovvero noi facciamo servizi di manutenzione del verde, servizi di agricoltura sociale, per cui vendiamo prodotti a chilometro zero, ricchi di solidarietà, per cui oltre che essere a chilometro zero hanno anche una ricchezza intrinseca. Facciamo interventi di edilizia, per cui abbiamo una squadra edile che fa questo tipo di attività. E qui facciamo percorsi di inclusione lavorativa. Abbiamo poi tutta l'area dei servizi alla persona, dove facciamo percorsi, progetti di assistenza diurna, per cui abbiamo sei centri sparsi per la città, due sono qua in Cascina, che sono centri rivolti a persone con fragilità, perché la nostra storia è una storia che nasce da ANFAS, che è l'associazione a livello nazionale di genitori di ragazzi con disabilità di tipo psichico. E quindi noi lì siamo nati, perché da questa avventura siamo nati. E quindi cerchiamo di soddisfare questi tipi di bisogni, per cui sia bisogni di natura di servizi diurni che anche servizi di residenzialità. Abbiamo qui in Cascina, abbiamo degli appartamenti, delle residenze per persone con disabilità, ma poi cerchiamo di vivere questo concetto dell'abitare diffuso, abitare diffuso sul territorio, dove abbiamo tanti appartamenti sparsi per la città che fanno rete fra di loro, perché un po' il nostro obiettivo è generare questa rete solidale sul territorio affinché ogni persona possa godere della solidarietà e della presenza del proprio vicino di casa, che non è più un estraneo, ma uno che condivide con me un pezzo della mia vita. E poi abbiamo tutta l'attività legata al tempo libero. Pensate che per noi il tempo libero è una risorsa. Noi a un certo punto ci siamo accorti che per i nostri ragazzi il tempo libero era una sfortuna, perché non poteva frequentare il servizio, non poteva andare al lavoro e quindi non riusciva a capire come riempirlo, come farlo diventare una grande opportunità. Ecco che allora abbiamo pensato di generare tutti questi servizi di tempo libero a favore dei nostri ragazzi, dove per ognuno dei nostri ragazzi cerchiamo di offrire quell'opportunità che lui è capace di accogliere in buona sostanza. Per cui per alcuni di loro facciamo attività che farebbe qualsiasi giovane oggi sul territorio: si va al bowling, si va al cinema, Covid permettendo ovviamente, perché adesso tutti questi tipi di attività hanno avuto un grosso stop. Però la logica di far diventare il tempo libero una opportunità e quindi l'animazione per tutte le nostre persone è questo altro grande grosso filone della nostra comunità. Giustamente dicevi, Francesco, abitualmente quella era un'attività che facevate, adesso con Covid insomma è molto più difficile portare a casa certi risultati e cercare di fare certe attività, ma soprattutto ti chiedo questo: quanto è complicato anche per i vostri utenti riuscire a gestire proprio questo momento, nel senso che immagino sia complicato per noi stare chiusi in casa e ci troviamo magari a mille cose da fare, tra cui infornare pasta, focacce e pizze come se fosse un domani, per certi tipi di persone magari è molto più difficile invece. Beh, sicuramente hai centrato un po' il problema. Il nostro agire quotidiano è un agire che si basa fondamentalmente sulla relazione. Ecco che capite che il Covid è proprio intervenuto a creare una frattura all'interno di questa relazione tra le persone.
Ecco che abbiamo dovuto superare questa frattura, abbiamo dovuto ricostruire quello che il Covid ha cercato di rompere, di lacerare, per cui all'inizio, alla prima ondata di Covid, i nostri servizi sono stati immediatamente bloccati perché non si sapeva come gestirli, era diventato estremamente complicato, sia anche per conto delle strutture pubbliche che non sapevano come gestire questa situazione. E allora ci siamo reinventati utilizzando strumenti tecnologici per non perdere quel legame relazionale con le persone che ci venivano affidate. Tenete poi conto che per alcune persone che ci venivano affidate per una esperienza di residenzialità, dove le case che loro vivevano erano la loro casa e tutti eravamo chiamati a stare in casa, ecco che noi non potevamo interrompere quel tipo di servizio. Quindi abbiamo dovuto mantenerlo e continuarlo con le dovute precauzioni del caso, perché comunque puntiamo a far sì che gli spazi che vivono i nostri ragazzi siano uno spazio di casa, uno spazio di benessere, non uno spazio di istituzionalizzato. Ecco, a me quando parlo di queste cose mi piace sempre raccontare che un giorno, quando abbiamo ristrutturato uno spazio molto grande che doveva ospitare 10 persone, l'architetto si presenta e dice: bene, dove facciamo la reception? All'architetto gli abbiamo detto: ma lei a casa sua ha una reception o no? No, io non ce l'ho. Bene, ma anche noi la reception nella nostra residenza non ce la vogliamo. Ecco, per darvi un po' l'idea. E il Covid è stato quell'elemento che ci ha costretto a rigenerare questa modalità relazionale con i nostri ospiti, a volte ospiti, ma con i nostri compagni di vita, perché quando parlo di una relazione con una persona con la quale faccio inserimento lavorativo, è quello lì, non è un ospite, è un mio compagno di lavoro, un mio collega di lavoro, e quindi capite che la relazione è determinante e vitale per il nostro agire. La cosa interessante, ci siamo anche inventati, per esempio, tutta l'attività. Quando è stato il blocco del lockdown, sì, l'attività dell'agricoltura, che è un'attività dell'agricoltura che non è stata mai sospesa, perché lo sapete, è stata sempre mantenuta. Sì. Ecco che allora abbiamo pensato di avvicinarci con tutte le consegne a domicilio. Nel primo lockdown, e anche adesso sta un po' riprendendo, questa possibilità di consegnare a domicilio tutti i nostri prodotti è diventata una bella risorsa per la nostra città, per cui l'attività dei nostri ragazzi fragili è diventata un qualcosa a servizio della collettività. Per cui capite, si passa da essere a essere fruitori a essere attori, è un passo di paradigma incredibile. Ecco, dove possiamo trovare le informazioni su quello che state facendo e su cosa nel frattempo state implementando? Dacci un po' le coordinate online per trovarle. Sì, sicuramente il nostro sito è il punto di riferimento più importante. Noi siamo la sede principale in via Casora 50, che è, diciamo, nel Parco Lambro, una dependenza del Parco Lambro appena al di là della tangenziale verso Milano 2. Dopodiché abbiamo i nostri servizi un pochettino sparsi sul nostro territorio, ma sul nostro sito potete sicuramente trovare tutto, anzi trovate anche una pagina che abbiamo fatto proprio per condividere questi 25 anni di storia con il maggior numero di persone. Quindi ne approfitto un po' anche per invitarvi rispetto a condividere con noi questo momento, che è un momento che celebrativo, ma celebrativo della città, celebrativo dello spazio che viviamo. E infatti per i 25 anni so che non vi siete fermati solo appunto a farvi gli auguri, ma state creando un vero e proprio libro che racconta la vostra esperienza, e poi c'è un evento appunto in programma. Raccontaci un po'. Sì, esatto, noi per festeggiare questo evento, ma il festeggiamento è un'opportunità per condividere, abbiamo anche pensato di raccogliere 25 anni di storia in un libro, in un qualcosa che restasse attraverso lo strumento cartaceo. Quindi abbiamo fatto questo libro che abbiamo pensato di chiamare Un sostegno per spiccare il volo, cioè proprio anche qui un sostegno, quindi qualcosa di hard, che sta forte, che sta nella sostanza per spiccare il volo, che è qualcosa che è molto più etereo. Ecco, è un po' questo quello che noi vogliamo rappresentare all'interno di questi 25 anni di storia, e vogliamo, ma soprattutto noi esistiamo perché la gente
fruisce di quelli che sono le cose che noi facciamo, dei bisogni che incontriamo, noi proviamo con tutti i nostri limiti a dargli anche una risposta. E quindi per fare il 24, ecco il 24, ricordiamo, poi immagino che sui vostri social si trovano tutte le indicazioni su come fare a seguire, quindi vi invitiamo appunto ad andare sia sul sito che sulle pagine Facebook, ma comunque metteremo nei commenti a questa diretta tutti i vari link per seguire le attività di Cascina Biblioteca. La cosa interessante quando parliamo di rigenerare, che siete anche comunque appunto un luogo di rigenerazione, è ad esempio anche come convertire alcuni spazi in qualcos'altro. Una di simboli proprio mi viene da dire è un vagone, voi avete un vagone che è tutt'altro che un vagone adesso, giusto? Certo, quello è uno spazio che avevamo qua in Cascina, che le Ferrovie Nord Milano ci hanno donato parecchi anni fa, è rimasto qua quando il Comune di Milano stava ristrutturando questa Cascina quasi 20 anni fa, quello lì era diventato l'unico spazio dove facevamo tutto, eravamo in pochi ovviamente allora. Però di dentro si faceva tutto, si mangiava, si facevano le attività con i ragazzi e si viveva. Ultimamente abbiamo pensato di trasformarlo in un bar che a fianco alla Trattoria Solidale che c'è qua in Cascina, che è gestita dal consorzio SIRD, che è il consorzio delle cooperative alla quale noi aderiamo, per far sì che questo spazio diventi uno spazio a disposizione della collettività. Perché sai, abbiamo provato un giorno a mettere le rotelle sotto questa cascina per portarle verso Piazza Udine, ma ci siamo accorti che era veramente un casino. E allora l'unica strada che abbiamo pensato che potesse essere interessante era quella di attirare le persone qui affinché questo posto diventasse un altro pezzettino della nostra città. È un pezzettino insomma appunto importante, tant'è che se qualcuno che è in ascolto vuole darvi una mano ci sono varie modalità anche per potervi aiutare, giusto? Quali sono e che cosa bisogna avere per potervi aiutare? Allora, le opportunità per poter incontrare Cascina Biblioteca sono veramente tante. C'è la dimensione del volontariato, per cui noi abbiamo in Cascina creato un'associazione di volontariato che si chiama Damatra, proprio dal milanese più milanesotto che non si può, Damatra. Dove le persone si avvicinano per poter entrare in contatto con i nostri servizi. Ma poi ci sono anche tante altre opportunità per poter avvicinare che fine biblioteca, che sono per esempio offrire lavoro, cioè le nostre attività lavorative vengono svolte, noi facciamo i giardinieri, facciamo i muratori, vendiamo prodotti agricoli, ognuno dei nostri ascoltatori sicuramente vive in un condominio che avrà magari un giardino piuttosto che ha l'opportunità di fare delle sistemazioni di tipo edilizio, magari anche il bisogno di comprare dei prodotti veramente genuini a chilometro zero. Ecco, con queste modalità è possibile condividere un pezzo di solidarietà con noi, ok? Quindi ci piace proprio che la gente possa condividere con noi questo pezzo di avventura. Chiarissimo, ricordiamo quindi su cascinabiblioteca.it trovate tutte le indicazioni, trovate anche le coordinate per festeggiare il 24 giusto di novembre, questo 25esimo anno e questo compleanno così importante. Francesco, io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato della vostra realtà, una realtà che veramente è colonna di questa città che tutti i giorni lo raccontiamo, ma che insomma è bello vedere che è fatta di queste bellissime realtà come la vostra. Grazie a te Fabio e grazie a tutti gli ascoltatori di Milano News e venite, questo posto è aperto, non c'è una sbarra, per cui è a vostra disposizione, vi aspettiamo tutti. Perfetto, saranno, appena si potrà uscire verremo sicuramente a incontrarvi, a conoscervi, perché davvero ci avete raccontato di una realtà molto molto interessante. Grazie mille a Francesco Lemano, presidente della cooperativa Cascina Biblioteca, salutaci anche tutto il resto della squadra che so essere numeroso e volenteroso. Grazie, grazie a tutti ancora, buona giornata. Grazie mille davvero a Francesco Lemanno, grazie mille, questa era Biblioteca, Cascina Biblioteca, una realtà appunto diciamo zona 3, municipio 3, Lambrate, appena al di là della tangenziale, una realtà molto interessante da andare a conoscere. Siamo quasi in chiusura, ma oggi è venerdì, non possiamo chiudere senza passare dalle
mani, dalla voce e dalle affissioni di Carlo Ceccaro. Carlo Ceccaro che settimana scorsa ci ha sbalordito andando a coprire tantissimi teatri e cinema che ancora in questi giorni continuano a essere coperti di Milano con il famoso cartello "Aprisi la cultura". Quest'oggi forse anche lui è un po' più bellicoso, un po' più disarmato davanti a queste chiusure complete, al dubbio che forse la cultura avrà un altro destino, ma sentiamolo dalla viva voce di Carlo Ceccaro. Cartellomania, il cartello della settimana, cancellasi la cultura, rivolgersi al DPCM, telefonategli il prefisso 06. Dunque, vediamo di sviscerare l'argomento. Stanno cancellando la cultura, stanno demolendo i monumenti della nostra civiltà e della nostra cultura. Ma vediamo di vedere anche un altro aspetto. I teatri e i cinema, già in sofferenza nel periodo pre-Covid, ora vengono drasticamente chiusi. Ma possiamo fare qualcosa per evitare anche questa, chiamiamola pure tragedia culturale? Non dovremo più vedere né cinema né teatro e quindi dovremo andare di nuovo tutti a Sant'altrove? Staremo a vedere. Cartellomania per Milano News, un saluto a tutti. Questo era Carlo Ceccaro che anche quest'oggi ci manda il suo cartello della settimana. Cancellasi la cultura, non più che aprisi ma cancellasi, insomma, vedremo come andrà a finire. Sicuramente la cultura ne sta risentendo tanto e noi siamo a fianco dei lavoratori dello spettacolo, dei teatri, dei cinema, di tutte quelle realtà, spesso e volentieri piccole, anche amatoriali, ma che non vuol dire che non facciano un gran lavoro e lo facciano in maniera professionale, che rendono la nostra città un polo culturale d'attrazione. Noi siamo al vostro fianco e cercheremo sempre di dare voce al vostro lavoro. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, quest'oggi finisce un'altra settimana in compagnia di Milano News, in compagnia di Good Morning Milano, ma vi lascio prima chiusura con un appello, perché è l'appello per votare per i Milano Storytelling Awards. Fino al 30 di novembre c'è tempo per votare, ma da lunedì sappiate che arriverà una nuova trasmissione alle 5:30, una nuova trasmissione alle 5:30 di sera, alle 17:30, dove conosceremo anche i candidati di Milano Storytelling Awards, ma ci vediamo lunedì per riparlarne. Quindi buona giornata a tutti, ci rivediamo a presto, e adesso vediamo, prima di chiudere, chi sono i candidati dei Milano Storytelling Awards.